Il 6 maggio del 2018 a Tanabe, in Giappone, il cane di uno degli uomini più ricchi e potenti della città ha un malore. Il cane si chiamava Eve e negli 11 anni di vita non aveva mai avuto il più piccolo problema di salute. Il suo padrone la adorava e, come potete immaginare, era trattata davvero benissimo. Mangiava cibo cucinato apposta per lei, fatto con gli ingredienti di migliore qualità che si potessero trovare. Veniva seguita inoltre dai migliori addestratori e anche dai migliori veterinari. Qualsiasi cosa fosse quel malore, in pochi minuti Eve morirà. Non faranno nemmeno in tempo a portarla dal veterinario. Nonostante la sua morte improvvisa, nessuno ovviamente penserà a niente di male fino a quando, solo 18 giorni dopo, il suo padrone morirà in circostanze molto simili. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Oggi ci troviamo in Giappone, più precisamente in una città di circa 80.000 abitanti chiamata Tanabe. Tanabe si trova nella prefettura di Wakayama ed è anche la seconda città più grossa dell'area. Tanabe è anche molto conosciuta a livello turistico in quanto ospita l'inizio della via del pellegrinaggio Kumano Kodo. Si tratta di un pellegrinaggio molto conosciuto e anche molto impegnativo che attraversa e si estende per i monti Ki e che ha inizio proprio a Tanabe. Tanabe è anche conosciuta per la sua movida. Infatti ha un quartiere chiamato Ajikoji che ha la più alta densità di locali di intrattenimento per metro quadrato di tutto il Giappone. Insomma, si tratta davvero di una bella città con tutto quello che potete immaginare. E se può sembrarci una città comunque abbastanza grande e popolosa nel 2024 con 80.000 abitanti, anni fa, negli anni 50, era circa il doppio di popolazione. È in realtà una città che nel corso degli anni ha perso molta popolazione, molti residenti. Ed è proprio in quegli anni in realtà che inizia il nostro caso. Negli anni 50 e 60 a Tanabe infatti abitava la famiglia Nosaki, una famiglia molto numerosa, avevano in tutto 7 figli e che era anche discretamente conosciuta all'interno della città perché i Nosaki avevano di proprietà un negozio di liquori, che era un negozio che andava avanti ovviamente con gestione familiare, ma che era comunque molto conosciuto nell'area. Il negozio in realtà andava molto bene, generava anche una discreta quantità di denaro, solo che chiaramente i Nosaki erano in molti, con 7 figli potete immaginare insomma la quantità di spese che dovevano affrontare ogni mese, di conseguenza il negozio andava molto bene, guadagnavano bene, ma non erano di certo una famiglia ricca. La persona in particolare che interessa a noi per questo caso era il terzo di questi 7 figli, ovvero un ragazzo di nome Kosuke. Kosuke era nato nel 1941 e per quanto i suoi genitori fossero molto affezionati a lui, era un po' considerato da tutti come la pecora nera della famiglia. Questo perché, al contrario di tutti i suoi altri fratelli, si metteva sempre nei guai. Si metteva nei guai sia in casa, facendo vari pasticci fin da quando era piccolo, litigando spessissimo con i fratelli, ma anche e soprattutto a scuola. A scuola la sua vita non andava benissimo né dal lato da studente, diciamo da carriera scolastica, né dal punto di vista sociale. Faceva davvero una grande difficoltà a fare amicizia e purtroppo anche per questo motivo inizia ad essere il bersaglio di alcuni bulli. Come vi dicevo, anche dal punto di vista di carriera scolastica non era proprio una cima, andava malino a scuola e non perché non fosse particolarmente intelligente, ma perché davvero sembrava che non gli interessasse minimamente studiare o cercare di ottenere un voto un po' più alto a scuola. Durante tutti gli anni del suo liceo riuscirà a sfangare la bocciatura ogni anno proprio al pelo. E anche per questo motivo, per il fatto che comunque non era molto portato per gli studi, lui insieme ai suoi genitori decisero di non proseguire gli studi ovviamente all'università e di iniziare subito a lavorare nel negozio di liquori della famiglia per aiutare appunto un po' l'economia di casa. Già dai primissimi mesi di lavoro nel negozio si rendono conto che Kosuke era davvero portato
per gli affari. Immediatamente infatti tiro fuori una grande motivazione e un grande interesse nel cercare di far espandere il negozio di famiglia in ogni modo possibile. E in effetti da quando inizierà a lavorare anche lui nel negozio di famiglia gli affari andranno sempre meglio, tanto che riusciranno ad aprire anche un altro negozio. Kosuke lavorerà in questo negozio fino alla morte dei genitori e alla morte dei genitori ovviamente questo negozio passerà in eredità a tutti i figli. Già non c'erano chissà che rapporti tra i vari fratelli, in più purtroppo quando si tratta di queste cose magari l'avidità eccetera va solo a peggiorare la situazione e infatti ci fu un litigio sulla base di questa ripartizione, la maggior parte dei fratelli volevano cedere l'attività per ovviamente ottenere dei soldi, Kosuke no, voleva tenere il negozio, in ogni caso alla fine si accorderanno per cedere l'attività e appunto suddividersi per sette i proventi di questa vendita. Per quanto il negozio in realtà verrà venduto a una discreta somma, chiaramente dividendo poi per sette non è che si fecero proprio una fortuna a testa, però Kosuke fu abbastanza intelligente da reinvestire questi soldi che aveva ottenuto dalla cessione dell'attività per avviare delle altre attività. Di attività ne avvierà diverse, ma quella che gli frutterà di più in assoluto e che gli svolterà di fatto la vita sarà un'attività che in realtà se avesse aperto adesso sarebbe stata un'attività illegale, ovvero si mette a far prestiti, non che ci sia niente di male a far prestiti, ma gli faceva un tasso di interesse altissimo, un tasso di interesse che ad oggi sarebbe illegale. Diventa a tutti gli effetti un usuraio, uno strozzino, però diciamo buon per lui perché negli anni successivi iniziò a fare davvero una montagna di soldi. Una montagna di soldi che iniziò comunque ad investire in modo molto intelligente perché si trattava comunque di una persona con un fiuto per gli affari davvero notevole. Investirà in varie altre attività immobiliari, in attività di vendite porta a porta e anche nel vecchio negozio di liquori che aveva ceduto. In questo periodo avrà non uno ma ben due matrimoni che finiranno miseramente nell'arco di un paio di anni dal matrimonio. E questi due fallimenti nel matrimonio furono dovuti anche a un aspetto della sua vita di cui ancora non vi ho parlato. Ora, sicuramente nella sua vita il lavoro, il lato lavorativo, era una fetta molto importante della sua vita e anche una fetta in cui investiva chiaramente molto tempo ed energie. Ma c'era un altro lato della sua vita che secondo lui era ancora più importante e che necessitava di conseguenza di ancora più attenzione, ovvero la sfera sessuale. Kosuke aveva infatti una visione, una credenza un po' particolare, un po' strana, che riguardava appunto il sesso. Pensava che fosse la cosa fondamentale nella vita di una persona, ma ne aveva una visione quasi filosofica, cioè più rapporti sessuali una persona ha, meglio sta, secondo lui. Era un po' questa la sua visione. L'obiettivo primario della vita doveva essere avere dei rapporti e per questo motivo aveva un sacco di rapporti sessuali con donne diverse. Man mano ovviamente che faceva più soldi la maggior parte di questi rapporti erano in realtà rapporti a pagamento e adesso vi dirò una cosa che serve più oltre che per parlare, serve per farvi capire non solo quanto guadagnasse questa persona ma anche quanto fosse ossessionato dal sesso. Hanno fatto questa stima per vedere quanti soldi avesse speso all'incirca in rapporti sessuali e in tutta la sua vita doveva aver speso 3 miliardi di yen che corrispondono circa a 18 milioni di euro. Tutti i soldi che aveva pagato a donne diverse per avere appunto un rapporto. Quindi direi che per quanto non si sia mai fatto, diciamo, diagnosticare da qualcuno, possiamo sicuramente parlare di ipersessualità, comunque di dipendenza dal sesso, perché si tratta di una quantità di rapporti davvero impressionante. In ogni caso, questa sua personalità un po' particolare, diciamo così, fece sì, insieme anche al fatto che stava iniziando a diventare anche importante proprio a livello nazionale nel Giappone per tutti i soldi che stava facendo, tutte le imprese e le aziende che stava acquisendo, inizia a generare un interesse enorme nella popolazione giapponese. Tutti o comunque la maggior parte delle persone lo conoscevano almeno per nome e iniziano ad avere un interesse nel suo personaggio fino al punto che diversi media iniziano a essere interessati proprio in lui come personaggio e iniziano a fargli diverse interviste per programmare
programmi diversi. In queste interviste Kusuke si raccontò molto, racconterà vabbè quella che è stata la sua storia, quello che vi ho raccontato fino adesso, ma soprattutto questa filosofia un po' di vita che aveva incentrata sul sesso. Diventerà così una vera e propria celebrità, cioè nel senso le persone erano incuriosite dalle sue interviste, magari usciva ogni tanto una paparazzata con qualcuno, una frase a volte infelice, insomma, che aveva detto pubblicamente, cose del genere. L'altra grande forza della sua vita ovviamente erano i soldi, il denaro, e nonostante a questo punto ne avesse già tantissimi di soldi, voleva sempre di più e molto spesso faceva anche cose un po' poco legali, nel senso che tentava di truffare altre persone. Altre persone ovviamente che dovevano essere sempre più ricche perché lui voleva sempre più soldi e ovviamente per fare più soldi gli serviva fregare persone con sempre più soldi, fino ad arrivare a truffare un uomo molto potente del Giappone che faceva parte della criminalità organizzata. Quindi purtroppo per Kusuke finì con il, insomma, truffare le persone sbagliate e questa persona finì addirittura con l'ingaggiare un'altra persona per ucciderlo. Da questa aggressione Kusuke ne uscì con una ferita da arma da taglio abbastanza grave che però verrà curata dai medici. La tensione mediatica su di lui raggiunge il culmine tra il 2015 e il 2016, quando firmerà un contratto nel 2015 e uscirà poi il libro conseguente da questo contratto nel 2016. Una sua autobiografia intitolata Il Don Giovanni di Kyushu. Kyushu era la provincia giapponese che in realtà oggi si chiama Wakayama ed era la provincia in cui era nato e quindi dove c'era anche Tanabe. In questa autobiografia lui parla principalmente in realtà di come sia diventato plurimilionario, ma affronterà anche abbastanza approfonditamente questa sua filosofia di vita molto particolare e per questo motivo ovviamente il titolo. Per quanto sia assurdo comunque da pensare, il libro nel 2016 diventa molto rapidamente un best seller, cosa che ovviamente accresce ancora di più a aumentare, a fomentare la sua popolarità, fino ad arrivare nel 2017. In quest'anno Kusuke ha 77 anni e per quanto sia assurdo, strano da pensare, dopo 77 anni di eccessi, nell'ottobre di quest'anno Kusuke trova finalmente, nuovamente dopo tantissimi anni, l'amore. O almeno questo è quello che ha raccontato lui. Nell'ottobre del 2017 Kusuke conosce una ragazza di molto più giovane di lui chiamata Saki Sudo. E dico molto più giovane di lui, molto più giovane di lui, perché nel 2017 lui aveva 77 anni, lei solo 22. Saki era nata nel 1996 a Sapporo, in una famiglia molto più che benestante. Crescendo, a Saki non mancò assolutamente niente, né in termini economici e nemmeno in termini affettivi. Era una ragazza molto timida ed introversa, motivo per il quale al liceo fece un po' di difficoltà a farsi delle amicizie, cosa che purtroppo, esattamente come nel caso di Kusuke, sfociò in un diventare il target di alcuni bulli. Fino a quando non compì 16 anni, e non si sa esattamente il perché, ma a quell'età ci fu un cambio molto drastico nella sua vita, ovvero decide di iniziare a comprarsi borse, abbigliamento firmato, di marca, comunque cose che costavano molto, e di cambiare anche un po' da qui tutta la sua personalità. È quasi come se a 16 anni avesse deciso di intraprendere, di interpretare una persona totalmente diversa da quella che era stata fino a quel punto. Da ragazza timida e isolata diventa la ragazza più popolare del suo liceo. Tutti sapevano chi era, tutti invidiavano come si vestiva, le borse che aveva e le persone che frequentava. Una volta terminato il liceo, i genitori le daranno due strade: o andare all'università e continuare ad essere sostenuta economicamente da loro, oppure trovarsi un lavoro e di conseguenza loro avrebbero smesso di supportarla economicamente. Fu una scelta molto patita da lei, perché da un lato non aveva intenzione di andare all'università perché non voleva, in più non era una gran studentessa, non le piaceva molto studiare. Dall'altro, doversi sostenere economicamente doveva voler dire trovare un lavoro solo con un diploma che potesse soddisfare economicamente
veramente tutto quello a cui era stata abituata fino a quel punto. Tergiverserà un po' per un po' di mesi su questa scelta, ma deciderà di non proseguire con gli studi e trovarsi un lavoro. Inizierà a lavorare come estetista, lavorava in questo centro sia come estetista che come truccatrice. Un lavoro ovviamente di tutto rispetto che però non le fruttava così tanti soldi quanti le sarebbero serviti per poter continuare con lo stile di vita a cui era stata abituata fino a quel momento. Questa cosa evidentemente a Saki non andava bene, non era disposta a abbassare il suo stile di vita e di conseguenza inizierà a cercare altri modi per far soldi. Dopo un po' di tentativi inizierà a fare l'attrice porno e in realtà con questo lavoro inizia a fare un po' di soldi, non sbancherà ovviamente con questo lavoro, però inizierà a fare comunque più soldi rispetto a quelli che faceva prima, fino ad arrivare ad entrare nel giro della prostituzione. E il giro della prostituzione in cui entrerà sarà comunque un giro di prostituzione elevato, tra virgolette, nel senso frequentava solo uomini molto ricchi e di conseguenza che potevano pagare davvero tantissimo le sue prestazioni. Continuerà a lavorare così fino al 2017. Ora, ci sono due versioni di come Kosuke e Saki si sono incontrati. Una, che sarà la prima che vi racconterò, che è quella che in realtà racconteranno loro pubblicamente, quindi diciamo la versione ufficiale, e una che è più quello che magari la maggior parte delle persone ritengono probabile. Quello che racconteranno Kosuke e Saki ai vari giornali, ai vari media che si interesseranno ovviamente al loro fidanzamento, è che questo primo incontro avvenne all'aeroporto. Si trovavano lì entrambi ovviamente per prendere un volo e Kosuke l'aveva notata tra tutte le altre persone, perché era comunque una ragazza molto bella. Di conseguenza, come in realtà lui era molto spesso abituato a fare, aveva deciso di andare a presentarsi e a proporle di bere qualcosa insieme in un locale dell'aeroporto. I due erano stati insieme circa un'oretta ed era scattato qualcosa, quindi si erano scambiati i contatti e da lì in poi avevano iniziato a frequentarsi. Ora, secondo la maggior parte delle persone, invece, il loro incontro era avvenuto per lavoro, cioè con ogni probabilità, secondo queste persone, Kosuke era un cliente di Saki, cosa che può anche essere probabile perché sappiamo che era una persona comunque che frequentava molto spesso prostitute. In ogni caso la relazione va evidentemente molto bene perché solo 2 mesi dopo questo primo incontro Kosuke le chiede di sposarlo. Saki accetterà con molto piacere, solo 1 mese dopo la proposta si celebrano le nozze. Prima del matrimonio i due firmeranno un contratto prematrimoniale, cosa che è ovviamente molto, vabbè, ormai penso sia molto comune a prescindere, anche persone magari che non hanno tutti i soldi di Kosuke, ma in quel caso specifico un contratto prematrimoniale è non solo raccomandato, ma anche molto comune, insomma, quando si parla di cifre del genere. Il problema è che quel contratto prematrimoniale era totalmente a favore di Saki. In questo contratto, infatti, non c'era nessuna clausola che comprendesse lei, ma tutte le clausole erano rivolte a Kosuke. In queste clausole c'erano diverse cose, tra cui un impegno da parte di lui di versarle ogni mese su un conto a nome di Saki 1.000.000 yen, che corrisponde circa un 6.000 qualcosa euro. Soldi che doveva depositare tutti i mesi a lei sul conto suo e che erano ovviamente suoi e di nessun altro. In alcune di queste clausole poi c'erano tutte delle cose che lui doveva garantirle, tipo del personale domestico che si occupasse magari delle pulizie, della cucina, della spesa, di faccende del genere, e anche tutta una serie di cose che lui doveva garantirle economicamente. Come potete immaginare, il loro matrimonio fece molta notizia. Come vi dicevo, Kosuke era un po' all'apice della sua popolarità. C'era questo libro che era diventato un best seller, tutti conoscevano questo signore con un sacco di soldi e con queste teorie un po' particolari sull'attività sessuale. E in più stava sposando comunque una ragazza di tanti anni, tanti decenni più giovane di lui, quindi se già la notizia 77-22 sarebbe una notizia che farebbe probabilmente scalpore o comunque notizie un po' ovunque, figuriamoci se si tratta di una persona comunque conosciuta, una persona paragonabile comunque a una celebrità. Per questo motivo, per la popolarità della situazione, un sacco di paparazzi iniziarono a seguirli
quotidianamente per, cioè nella speranza probabilmente di immortalare qualche momento un po' scandaloso, magari paparazzare lui con altre ragazze o paparazzare lei mentre faceva altre cose, anche perché inizia da qua un po' ad essere rappresentata Saki pubblicamente come una ragazza che è una scalatrice sociale, insomma, che stava cercando di ottenere i soldi di Kosuke. Solo che i tentativi di questi paparazzi finiranno abbastanza nel nulla, perché in realtà le giornate di Saki e Kosuke erano delle giornate abbastanza noiose, cioè per i paparazzi ovviamente, nel senso che passavano la giornata insieme, magari andare a far compere, portare a spasso il cane di Kosuke, a pranzare o cenare in ristoranti comunque molto esclusivi, insomma esattamente quello che ci immagineremmo una coppia qualsiasi fare. Di conseguenza l'attenzione mediatica verso la coppia inizia a calare un pochettino fino a 3 mesi dal matrimonio, quando Kosuke viene trovato morto. Dobbiamo partire in realtà da 18 giorni prima il suo ritrovamento. Quel giorno era il 6 maggio del 2018 e Kosuke viene svegliato nelle prime ore del mattino dalla sua cagnolina, Eve. Eve aveva qualche tipo di malore, sembrava una sorta di attacco epilettico, comunque stava evidentemente male. Kosuke ovviamente super preoccupato la prende e la porta immediatamente dal veterinario, però non fece neanche in tempo in realtà ad arrivare al veterinario che purtroppo Eve muore. Eve aveva circa 11 anni e mezzo di età ed era la pupilla di Kosuke, la trattava benissimo. Poi potete immaginare ovviamente tutta la disponibilità economica che aveva quest'uomo. Eve era curatissima, seguitissima, mangiava cibo cucinato apposta per lei con ingredienti selezionati, insomma si faceva una vita probabilmente, no, senza probabilmente, migliore del, penso, il 60% della popolazione mondiale. In più non aveva mai avuto nessun problema di salute, era sempre stata benissimo fino a quel momento, cosa che però non vuol dire niente, puoi stare bene fino a un giorno e il giorno dopo morire, ovviamente non vuol dire niente, però sicuramente fu una morte un po' improvvisa. Quindi per quanto Kosuke ci rimase davvero malissimo dalla morte della cagnolina, non pensò a niente di strano. Pensò semplicemente che avesse avuto un malore, magari avesse avuto qualcosa di congenito e che quella mattina qualcosa era scattato e aveva avuto quel malore. Solo che nessuno noterà qualcosa di strano fino a 18 giorni dopo. Quel giorno, il 24 maggio, Saki e la signora che si occupava delle pulizie e della casa in generale di Kosuke stavano guardando la televisione al piano terra della villa di Kosuke. Lui invece si trovava al piano superiore in camera sua e stava facendo alcune chiamate di lavoro. Ad un certo punto le due donne al piano inferiore sentono dei rumori, dei tonfi al piano superiore e sono tutte e due magari un attimo preoccupate all'inizio, però non volevano disturbarlo, solitamente quando faceva chiamate di lavoro non voleva essere disturbato, solo che questi rumori continueranno per un po' di secondi, motivo per il quale Saki decide di salire al piano superiore per andare a vedere se stesse bene. Non appena apre la porta della camera da letto, troverà suo marito sdraiato sul divano, quasi completamente nudo, in una posizione un po' contorta, innaturale e totalmente privo di vita. Era già morto. Ora, le due donne ovviamente chiameranno subito i paramedici, ma i paramedici, quando lo vedranno, decideranno di chiamare la polizia, perché non sembrava essere un malore che purtroppo può colpire magari una persona di 77 anni. Innanzitutto si era spogliato e in secondo luogo, dalla posizione del corpo, questa posizione un po' contorta, dava l'impressione che gli attimi prima della sua morte fossero stati di estrema sofferenza, tanto che i paramedici penseranno immediatamente a un avvelenamento o comunque all'assunzione di qualcosa. Anche i poliziotti saranno della stessa idea e infatti verrà richiesta un'autopsia sul corpo. E l'autopsia confermerà al 100% queste prime ipotesi di paramedici e poliziotti, perché nel suo sistema c'era una volta e mezza la quantità di stimolanti, tipo Viagra, che serve per uccidere una persona. Cioè una volta e mezza la dose
già letale di quella sostanza. E proprio a questo punto che alcuni degli amici di Kosuke, quando scoppia questa notizia che nel suo sistema c'era una sostanza di quel tipo, che gli amici di Kosuke contattano i poliziotti per dir loro che solo 18 giorni prima anche il cane di Kosuke aveva avuto un malore che sembrava effettivamente quasi un contorcersi per aver assunto qualche sostanza velenosa. Tanto che una delle primissime cose che faranno in queste indagini sarà quello di riesumare il corpo di Eve, il cane di Kosuke, per fare un'autopsia anche sul cane, per cercare di capire se l'aveva uccisa la stessa sostanza che aveva assunto Kosuke. Solo che a questo punto, appunto, erano passati 18 giorni dalla morte del cane, fecero diversi test, ma i test risulteranno inconcludenti. Quindi tuttora non si sa se effettivamente la morte di Eve fosse dovuta alla stessa sostanza, anche se gli esperti che hanno testimoniato in questo caso hanno detto che è molto probabile, cioè che quella reazione che aveva avuto il cane poteva essere tranquillamente provocata da un overdose, ovviamente in dosi più piccole rispetto a Kosuke, della stessa sostanza. Ora, l'ipotesi di assunzione o accidentale o magari volontaria per togliersi la vita di Kosuke fu subito smentita dalla polizia per un motivo principale. Kosuke si era sempre dichiarato pubblicamente, anche nella biografia, ma anche con i suoi amici e le persone che conosceva, categoricamente contro l'assunzione di droghe o qualsiasi tipo di stimolante. Questo perché era una persona che comunque teneva molto alla sua salute, mangiava solo cose molto sane, faceva esercizio, ci teneva davvero tantissimo al suo corpo, la sua salute. Quindi era difficile pensare che assumesse quegli stimolanti, diciamo, ogni volta che doveva avere un rapporto, che li assumesse lui per essere stimolato. E decideranno di confermare questa teoria facendo anche un'analisi su un capello di Kosuke. Dovete sapere che per certe sostanze, se siete dei consumatori, diciamo, abituali di quelle sostanze, lo si vede dai capelli. Se uno ha assunto una volta e basta o due volte e basta una sostanza, avrà una certa conformazione del capello. Se utilizzate quella sostanza tutte le settimane da anni o tutti i mesi da anni, è una cosa che si può vedere dall'analisi sul capello. E i capelli di Kosuke confermeranno il fatto che non era una persona che utilizzava solitamente quella sostanza. Quindi non solo non l'aveva assunta lui, ma quella quantità di stimolante doveva essere stata assunta massimo un'ora e mezza dal malore. E le uniche persone da ore prima presenti in quella casa erano o Saki o la signora delle pulizie. La signora delle pulizie lavorava per Kosuke da più di 10 anni, quindi uccidere Kosuke non le avrebbe portato assolutamente niente, anzi problemi, perché avrebbe perso il lavoro chiaramente senza Kosuke. Saki, al contrario, era sposata con lui da 3 mesi, con la morte del marito non aveva altro che guadagnare tutto l'enorme patrimonio dell'uomo. Solo che questo all'inizio erano solo ipotesi, perché non c'erano prove di nessun tipo che c'entrasse effettivamente qualcosa. Si svolge quindi il funerale di Kosuke e al funerale il comportamento di Saki viene notato da moltissime persone che comunicheranno poi il tutto alla polizia. Innanzitutto, secondo i presenti, Saki era totalmente priva di emozioni, cosa ovviamente strana al funerale di suo marito, anche se le persone reagiscono alle cose in modi totalmente diversi, quindi questa poteva essere anche passabile, ma in molte persone la videro durante la funzione del funerale giocare a un giochino sul suo telefono per tutto il tempo. E se magari una reazione più impassibile può essere giustificata in moltissimi modi, il giocare a un giochino sul telefono durante il funerale di tuo marito, insomma, inizia già a essere un attimo meno comprensibile. E le persone iniziano a notare questa cosa, a tal punto che un amico di Kosuke la riprende di nascosto durante la veglia subito successiva al funerale. E in queste immagini che vi farò vedere, si vede una Saki completamente rilassata, anzi, quasi come, cioè, se non ve lo dicessi io, probabilmente non capireste nemmeno che si tratta di un paio d'ore dopo il funerale del marito. Come potete immaginare, con tutte queste notizie si scatena lo scandalo. Tutti che, soprattutto pubblicamente, le varie persone, tutti che additano Saki come
l'assassina, la ragazza senza cuore che ha raggirato un povero vecchio, l'ha sposato e poi l'ha addirittura ucciso solo e semplicemente per prendersi i suoi soldi. La cosa un po' strana, che probabilmente è saltata anche un po' all'occhio a voi e che è saltata anche all'occhio a me quando mi sono informata su questo caso, è che, immaginandoci la situazione, ti sei sposata un uomo, metti anche che l'hai fatto per soldi, hai un contratto prematrimoniale che comunque ti tutela, in questo contratto c'è scritto che lui ti deve dare ogni mese quei soldi lì, perché non vivere così fino a quando, prima o poi, voglio dire, tutti moriamo naturalmente, cioè perché rischiare di fare una cosa del genere se comunque sei già in una condizione favorevole economicamente, se il tuo obiettivo è quello? Ed è effettivamente il dubbio principale che aveva anche la polizia, perché non riusciranno, almeno in questa fase qui, a trovare nessun'altra prova che potesse provare e anche solo essere un movente per quello che era successo. Per questo motivo, in realtà, le indagini rimarranno in un punto morto per gli anni successivi. Anni in cui Saki si farà la bella vita, anzi la bellissima vita, non solo erediterà tutta la liquidità di Kosuke ma anche tutte le varie aziende, si farà anche assumere dall'azienda principale di Kosuke e si stipendia il corrispettivo ovviamente di più di 1 milione di euro, in yen ovviamente, l'anno, con in aggiunta tutta una serie di bonus di 400.000 euro, cioè di valore di 400.000 euro l'anno. Quindi insomma, la vita che probabilmente questa ragazza ha sempre sognato. Fino a quando nel 2021 non inizia a pianificare di trasferirsi a Dubai. E la polizia in questi anni che passano aveva continuato a tenerla sotto stretta osservazione e non appena vedono che va in programma questo trasferimento, che aveva comprato un biglietto di sola andata per Dubai, la fermano e la bloccano e l'arrestano in aeroporto. Il suo arresto sarà un arresto per sospetto, si chiama proprio così. In Giappone infatti, ma anche in altri stati in realtà, non qui, comunque ti possono arrestare solo con il sospetto di aver fatto qualcosa, anche se non hanno nemmeno una più piccolissima prova, ma possono trattenerti in prigione solo per 30 giorni. Entro quei 30 giorni, se non convincono un giudice con delle prove che effettivamente quella persona sia colpevole della cosa per cui la si sta arrestando, bisogna rilasciarla. Quindi nei 30 giorni successivi ci sarà probabilmente un lavoro sul caso che non c'era stato negli anni precedenti, perché in questi 30 giorni porteranno tutta una serie di prove a carico di Saki. Prova numero 1. Saki aveva dichiarato alla polizia di essere rimasta per tutto il tempo al piano terra, fino a quando non era poi andata al piano superiore a controllare il marito. Anche se il GPS del suo iPhone proverà il contrario, ovvero che nel tempo tra Kosuke che era salito su e lei che si era poi messa a guardare la TV con la signora delle pulizie, era salita al piano superiore dove si trovava Kosuke più di una volta. Non chissà che prova schiacciante, ma passiamo alle altre prove. Dalla cronologia di internet del telefono di Saki viene fuori che settimane prima rispetto alla morte del cane di Kosuke, Saki aveva più volte cercato gli effetti e dove comprare lo stesso stimolante che aveva poi ucciso Kosuke e presumibilmente anche Eve. Terza prova, probabilmente la più indicativa di tutti, anzi schiacciante di tutti, alcuni giorni dopo quella ricerca su internet, Saki aveva presumibilmente incontrato il maggior trafficante di quello stimolatore lì, quella sostanza che aveva ucciso Kosuke, della città. Dico presumibilmente incontrato perché ovviamente la polizia non c'era quel giorno, non è stata vista da nessuno, però riusciranno col GPS del telefono di lei e del trafficante a posizionarli lo stesso momento nello stesso identico posto. E tra l'altro in un posto isolato, quindi non è che dici vabbè sono state lo stesso giorno alla stessa ora in un centro commerciale enorme, no. Molto probabilmente, presumibilmente, si sono incontrati per scambiarsi la sostanza. Non c'era nessuno a vederli parlare o non c'è una ripresa di videosorveglianza che li riprende insieme, però sono sicuri i poliziotti che si trovavano nello stesso posto, nello stesso punto, alla stessa ora. E qui vi do una bruttissima notizia, perché voi direte vabbè, arrestato nel 2021, in 30 giorni hanno tirato fuori ste prove, sarà avvenuto uno straccio di processo in 3 anni dall'arresto e 6 dal
omicidio? No, e non si sa esattamente il perché. Si pensa magari che non ci siano abbastanza prove per avere una condanna certa. In ogni caso, piuttosto che lasciare una persona fuori, varrebbe la pena tentare forse. Ci saranno dei cavilli legali, anche perché comunque Saki attualmente non solo è libera, perché ha pagato la cauzione, ma è anche piena di soldi, quindi giustamente si potrà permettere gli avvocati migliori del Giappone che possiate immaginarvi. Magari è merito di questi avvocati se il processo ancora non è iniziato. Non lo sappiamo, si sa davvero pochissimo, e la cosa più brutta è che alcune persone, proprio di opinione pubblica e niente prove o niente, sono solo opinioni di persone, credono che stiano buttando un po' tutto in sordina in modo che si riesca a chiudere il caso, nel senso lasciarlo aperto così, e a non arrivare al processo senza fare uno scandalo mediatico. Le persone pensano che stia succedendo questo. Io sinceramente non so cosa pensare, ma è davvero strano che dopo tutti questi anni non solo nemmeno iniziato il processo, ma non è che è stato rimandato, hanno fissato una data e magari per qualche motivo è stato rimandato, proprio non si sa niente. Confusione, blank, che non è mai una buona cosa, non fa mai presagire niente di buono. In ogni caso, questo è tutto quello che ho trovato sul caso di oggi. Come al solito, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qua sotto. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale, mi fa molto piacere, sostenete il canale, quindi se vi è piaciuto il video, se siete arrivati fino a questo punto, assicuratevi di essere iscritti. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.